grazie, vi posso copiare e fare una foto come la vostra? Posso? Perfetto. Marcello ci ha copiato la tomba del cane e noi lo copiamo qui al castello. Spudorati proprio. Spudorati, via. Guardate che bella vista, guardate che bella vista. Viva l'originalità, tra l'altro. Cheers to all the haters, cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can say whatever from behind me, but I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina, bentornati su questo canale e benvenuti a Brescia. Cosa facciamo? Facciamo un itinerario di viaggio, anzi due, perché uno sarà qui su YouTube e l'altro sarà su Crash Travel. Ah, che cos'è Crash Travel, ragazzi? Non vedevamo l'ora di parlarvene perché è uno dei tanti progetti al quale stavamo lavorando nel 2020, stiamo ancora lavorando e che finalmente vede la luce. Sì, perché prima era un po' era un po' segreto. Cos'è Crash Travel? È una piattaforma che raccoglie delle videoguide di viaggio, cosa che noi già facciamo, ma che permette anche di prenotare parte di questi itinerari o appunto parte di queste attività direttamente dalla piattaforma, quindi raccoglie tutte le informazioni e potete prenotare tutto da lì. È essenzialmente una giga piattaforma dedicata ai viaggiatori e quindi appunto noi ci stiamo buttando come creator per arricchirla. Ora, questo video sarà montato in maniera logica, ma noi non ci sposteremo affatto in maniera logica, come noterete forse da improbabili cambi d'abito da una scena all'altra, proprio così. Sì. Quindi facciamo un gioco, provate a capire quali sono i nostri effettivi spostamenti. Mm-hmm. E vediamo, chi vince, vince una cippa, però in bocca al lupo. Così, rendiamo la cosa sportiva, si partecipa per la gloria. Ragazzi, si gira per Brescia, andiamo a visitare la città. Per questo primo giorno il nostro itinerario si concentra tra le principali piazze della città, partendo da piazza Paolo VI, che prima del 78 si chiamava piazza del Duomo, anche se in realtà sarebbe stato più corretto chiamarla piazza dei Duomi, visto che qui ci sono uno di fianco all'altro il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo. Il Duomo Vecchio risale all'XI secolo e anche se ci sono stati interventi tra il 400 e il 500, la struttura originaria è stata conservata e per questo oggi è ritenuto uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia. All'interno si percepisce appieno l'austera solennità e bellezza tipica delle chiese romaniche. Dalle monofore alla base dell'imponente cupola entrano fasci di luce che arrivano ad illuminare il pavimento della chiesa, che si trova a diversi metri al di sotto della moderna piazza. Il transetto e il presbiterio sono stati costruiti e affrescati tra il 400 e il 600. La cappella più a sinistra conserva come reliquia quelli che si dicono essere tre frammenti della vera croce, ma un altro tesoro si trova sotto la chiesa ed è la cripta di San Filastro, che faceva parte della basilica di Santa Maria Maggiore de Dom, sulla quale il Duomo è stato costruito, e risale quindi a circa VI-VII secolo, rappresentante il luogo più antico riguardante la cristianità bresciana giunto fino a noi. È possibile ammirare tuttora la meraviglia del Duomo Vecchio perché il Duomo Nuovo non è andato a sostituire questo edificio, ma gli è stato costruito a fianco. Può sembrare una cosa strana, in realtà il Duomo Nuovo sostituisce in effetti la Basilica Paleocristiana di San Pietro de Dom, che sorgeva al fianco del Duomo Vecchio. Questa è una cosa curiosa che abbiamo scoperto proprio facendo ricerche per il viaggio a Brescia. In epoca paleocristiana era piuttosto comune avere due cattedrali affiancate, una detta estiva e una invernale, nei quali venivano svolti riti diversi. Nonostante fosse all'incirca della stessa epoca del Duomo Vecchio, la Basilica di San Pietro nel 1600 era ormai pericolante, così venne abbattuta per far posto alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, o Duomo Nuovo. L'inizio del cantiere risale al 1604, ma già negli anni 30 dello stesso secolo i lavori si interrompono a causa della peste, per riprendere circa 40 anni più tardi. Il cantiere si protrae per i secoli successivi, mentre cambia il gusto da barocco a neoclassico e il progetto viene via via modificato di conseguenza. Il risultato, nel 1825, è una cattedrale maestosa che mescola i due stili, coronata da una delle cupole più grandi d'Italia. Usciti dal Duomo, passiamo davanti alla torre medievale del Pegol e diamo uno sguardo al Broletto con il suo cortile. Questo palazzo, di origine medievale ma modificato nei secoli, era la sede delle signorie regnanti sulla città. La nostra prossima tappa è la curiosa chiesa di San Faustino in Riposo, piccolissima e incastonata tra gli edifici, che è soprannominata la Chiesa del Trullo. Beh, si capisce il perché, ma chissà se l'ispirazione viene davvero dai trulli. Pranziamo all'Osteria Al Bianchi. Per il senza glutine c'è solo carne. Ma io posso prendere i tipici casoncelli al burro versato di Brescia. Super super buoni.
Dopo pranzo ricominciamo il giro tra le piazze del centro storico e raggiungiamo Piazza della Loggia. Questa piazza venne progettata nel XV secolo, in piena epoca rinascimentale, in cui Brescia faceva parte della Repubblica Veneziana. Il Palazzo Loggia, da cui la piazza prende il nome, ospitava il Consiglio Cittadino e il Consiglio dei Notai. Oggi è la casa di tutti i cittadini, il municipio. Oggi gli interni sono accessibili dalla scala rinascimentale, ma nel Cinquecento si accedeva da questo palazzo collegato alla loggia con un ponte levatoio. In questo modo la sala vanvitelliana, salone ottagonale progettato da Luigi Vanvitelli, poteva essere isolata in caso di assedio e rimanere un luogo sicuro, almeno in teoria. Nel 1849, infatti, durante le 10 giornate di Brescia, durante le quali il popolo si rivoltò contro il dominio austriaco, la loggia venne bombardata dai cannoni del castello, occupato appunto dall'esercito austriaco. E i segni sono visibili tutt'oggi. Questi, infatti, sono proprio i buchi che quelle palle di cannone hanno fatto. Di fronte a Palazzo della Loggia si trova la Torre dell'Orologio, costruita a metà del Cinquecento. Le sue facciate sono dominate da due quadranti di un complicato orologio astronomico, che segna le ore, le fasi lunari e i segni zodiacali. In cima alla torre si trovano i Mac delle Ure, ovvero i matti delle ore, due automi in rame che battono i loro martelli su una campana per segnare appunto l'orario. Anche se tutti questi edifici sono stati costruiti tra 400 e 500, in questa piazza si può vedere qualcosa di più antico. Ora, un tempo Brescia era una città romana nota come Brixia e sotto la superficie, sotto la pavimentazione, ci sono un sacco di resti che col tempo sono venuti a galla, soprattutto quando nuovi edifici venivano costruiti, come ad esempio il convento di Santa Giulia. Questo convento, ma ve ne parliamo dopo. Riutilizzare i materiali per la costruzione di nuovi edifici era una pratica piuttosto comune. Anche in questo caso, soprattutto in questo caso con dei marmi così pregiati, i musei non c'erano e quindi li hanno riutilizzati per il rivestimento di alcuni edifici. Lo possiamo vedere qui ad esempio sull'edificio alla sinistra della loggia, che presenta questi epigrafi che fanno parte del rivestimento ma non c'entrano nulla con l'edificio. Ora, dato che alcune di queste lastre provenivano da monumenti tombali o sarcofagi, lasciamo a voi la decisione se questa sia una cosa macabra o buffa. Noi non siamo ancora sicuri, ma sicuramente è una cosa curiosa. Non ve l'abbiamo detto, ma c'è Marcello che sta facendo un tour alternativo e in questo momento si è calato qui sotto e noi sfruttiamo la transenna per piazzare il cavalletto e lasciare le cose e fare una foto. E dopo questa foto ci spostiamo nell'ultima piazza del nostro personale tour, Piazza della Vittoria. Questa piazza è molto più recente delle altre, infatti è stata costruita sventrando una parte del centro storico medievale tra il 27 e il 32, in piena epoca fascista. Per questo gli edifici che la delimitano hanno volumi nitidi e squadrati, con diversi richiami all'età romana, come ad esempio serliane e colonne doriche. E se vi state chiedendo cosa sono tutti questi stand, sono per la Mille Miglia, che stanno già organizzando, anche se noi non vedremo, perché sarà tra qualche giorno. Eh sì. La Mille Miglia, per chi non lo sapesse, è una corsa ad auto d'epoca famosa in tutto il mondo che fa Brescia-Roma-Brescia e appunto è super super famosa, qui è molto molto sentita. C'è addirittura un museo dedicato, che noi però non vedremo. Sì, non in questo giro almeno, non in questo viaggio. Vabbè, andiamo avanti. Proseguiamo, sì. Proseguiamo verso il tramonto e verso cena al ristorante 19, che si autodefinisce una trattoria di lusso, perché serve piatti più o meno classici rivisitati in chiave alternativa. Pur non essendo un ristorante certificato per il senza glutine, ci sono molti piatti adatti ai celiaci, compresa la pasta. Vado. Amo alla follia il gelato al basilico. Ci stavamo dimenticando di darvi la buonanotte, ma soprattutto di dirvi dove dormiamo. Siamo all'albergo Orologio, che si chiama così forse perché da sotto l'orologio, guardando lungo la via opposta alla loggia, si vede direttamente l'albergo. Sì, è un albergo 3 stelle, le stanze sono semplici ma carine e soprattutto è centralissimo, appunto. Centrale tanto così. E detto questo, siamo pronti per darvi la buonanotte e ci vediamo domani con un nuovo giorno a Brescia. Ciao! E buongiorno! Nonostante il nostro hotel abbia anche il servizio di colazione, noi questa mattina abbiamo fatto una scelta diversa. Siamo al Papilla, che è una pasticceria e anche bar, perché fa anche i pranzi, che ha tutto certificato senza glutine. Quindi buona colazione, state un po' ballando forse, buona colazione e iniziamo la giornata. Veneziana alla crema, giusto, l'ho presa anch'io, e poi un tortino. Con le mele. Con le mele.
iniziamo da questa piazzettina salendo su una passeggiata, seguendo un sentierino che ci porterà al castello. Quindi andiamo. Vai con la musica. Ah, io devo cantare? No, tu devi far partire. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. Allora, qui, in questo momento, noi facciamo finta che ci incontriamo per la prima volta. Perché questo, anche se è l'ultimo giorno in realtà, noi lo montiamo come seconda mattina. Perfetto. Quindi, ciao Marcello! Da quanto tempo! È veramente un piacere vedervi. Però che sorpresa, cosa ci fai qui? Sono per un lavoro. Anche noi, è lo stesso tipo. Ah. Bene. Andiamo a vedere il castello. Vediamo il castello. I'm still fly, let's go. Il castello di Brescia si trova sul colle Cidneo e gode di una meravigliosa vista su tutta la città di Brescia. Marcello ci ha copiato la tomba del cane e noi lo copiamo qui al castello. Spudorati proprio. Spudorati, via. Guardate che bella vista, guardate che bella vista. Viva l'originalità, tra l'altro. In epoca romana e paleocristiana la cima del colle era principalmente un'area sacra con templi e basiliche, ma il castello vero e proprio venne edificato nel Medioevo, ampliato e modificato nei secoli successivi. Durante la dominazione viscontea, ad esempio, intorno al 1300 vennero realizzati mastio e mura merlate, mentre i bastioni e l'ingresso monumentale con tanto di ponte e levatoio risalgono al periodo della dominazione veneta. All'inizio del Novecento, dopo un periodo di decadenza, il castello viene acquistato dal comune di Brescia e trasformato in un'area di svago. Comunque ragazzi, molto bello questo castello perché lo si può girare, diciamo, liberamente nei giardini, in tutte le parti aperte. Poi vabbè, c'è tutta la parte con il museo. Però guarda che bello, siamo adesso saliti sulla torre, su una delle torri, si vede tutto intorno. Spettacolo, spettacolo. Da qui si vede la vigna. Si tratta del vigneto Pusterla, che si trova in questa posizione da moltissimi secoli ed è il più grande vigneto urbano produttivo d'Europa. Il castello di Brescia è sicuramente imperdibile se visitate la città, ma ora per noi è il momento di tornare in centro. Allora adesso noi da Viale dei Giardini dobbiamo girare di qua, esatto, per andare a Vicolo Corto, giusto? Se passiamo, siamo passati dal via, quindi ritiriamo 20.000. Martina mi ignora. Oggi pizza senza glutine al Vicolo Corto, che è un ristorante certificato per il senza glutine. E rido perché fuori c'era il nome del pizzaiolo, che è uguale al nome di mio zio. Allora l'ho detto e ho scoperto che il pizzaiolo è il cugino di mio zio. Il mondo è molto piccolo. Bene, buon appetito. Dopo pranzo iniziamo a percorrere la via dei musei e ci fermiamo velocemente a Santa Maria della Carità, una chiesa ottagonale seicentesca con interni barocchi, che ospita dietro l'altare la ricostruzione della Santa Casa di Loreto. Poco più avanti troviamo la famosissima area archeologica di Brescia, che però purtroppo durante la nostra visita è chiusa per restauri. Dopo aver salutato Marcello... Poi ci sarà voi sopra tutte, poi ci sono io che me ne vado così, sconsolato. Proseguiamo sulla via fino ad arrivare al Convento Museo di Santa Giulia, che, insieme al parco archeologico, fa parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Nel museo si può ripercorrere la storia della città fin dall'antichità, non solo attraverso i reperti, ma grazie anche agli stessi edifici. In quest'area, infatti, circa 2000 anni fa, sorgevano le domus di chi poteva permettersi di abitare alle pendici del Cidneo. Nel corso dei secoli, con le dominazioni di Goti e Bizantini, queste domus sono cadute in disuso e poi sono state dimenticate, ma alcuni dei resti sono sopravvissuti sotto gli orti e i nuovi edifici. E ora possiamo vedere di nuovo le diverse stanze delle abitazioni che si affacciavano sulle vie. Sì, praticamente quella è la strada e questa era la casa, quindi sentiva tutto il traffico, lo smog, tutto il casino. Negli anni 70 del VI secolo i Longobardi conquistarono la zona e la città conobbe nuovamente un periodo di prosperità. Nel 753 il re Longobardo Desiderio e sua moglie, la regina Ansa, fondarono il monastero che si sviluppa intorno a tre cortili e ha come cuore la chiesa di San Salvatore. Questa chiesa fu costruita in parte con elementi di spoglio romani di cui c'era grande abbondanza. Altre decorazioni però risalgono proprio all'VIII secolo, come gli affreschi sulle pareti, gli stucchi arricchiti da ampolle di vetro colorato e bassorilievi di marmo. Nel XII secolo si decise di costruire un nuovo edificio per conservare le reliquie.
Così venne edificato il sacello di Santa Giulia. Dal cortile si entra in una stanza cieca e spoglia che contiene alcuni dei pochi oggetti del tesoro rimasti. E da questa scala, ricavata nello spessore murario, si accede a un piccolo gioiello. Si tratta della magnifica sala con cupola emisferica stellata, al cui centro si trova la croce lignea rivestita in metallo e pietre, nota come Croce di Re Desiderio, quello che aveva fondato il monastero, anche se in realtà è di epoca carolingia. Ci spostiamo tra i vari edifici del complesso tramite chiostri rifatti tra il 400 e il 500. Alla stessa epoca risale il coro delle monache, addossato alla chiesa di San Salvatore. Da questa stanza al piano superiore, in stile rinascimentale e ricca di affreschi, le monache di clausura assistevano alla messa. Infine, negli ultimi anni del 500, venne aggiunta al convento la chiesa di Santa Giulia, che però oggi è un auditorium e non fa parte del percorso museale. Eccoci qua. Queste erano le cose principali del museo ex convento di Santa Giulia. Eh sì. Tutte queste erano le cose principali. Come avete capito, il museo è bellissimo, ma è anche molto grande. Sì. Quindi vi consigliamo di prendervi per fare entrambi i percorsi almeno un'ora e mezza, ma per stare tranquilli 2 ore. Sì, decisamente ci vogliono. E noi da qui stacchiamo e si va a cena. Gnammi. Prima di cena, in realtà, c'è un altro posto che vogliamo aggiungere all'itinerario. Però si trova in collina, quindi facciamo 2 passi sulla via panoramica. E smaltiamo sta pizza! Forza, forza! Siamo arrivati alla tomba del cane. Questa salita non è così impegnativa se non la fate di corsa come abbiamo fatto noi comunque. Questa tomba è stata costruita... Ci sono! Ci sei! Questa tomba è stata costruita nell'Ottocento da un industriale, però poi si è deciso, ehi, i morti non li potete mettere dove vi pare e quindi vanno solo nei cimiteri. Quindi si dice che ci abbia sepolto il cane, per questo tomba del cane. Sì. Per problemi di vandalismo adesso purtroppo è accessibile solo durante gli eventi del FAI, perché c'è un cancello tutto intorno. Sì. E Marcello sta facendo la foto lì, l'abbiamo fatta lì anche noi, ma non l'abbiamo copiato. Se vi posso copiare, fare la foto come la vostra. Posso? Perfetto. E ora siamo davvero pronti per andare a cena, e per farlo ci allontaniamo un po' dal centro storico per raggiungere Area Dox, un concept store che occupa un intero isolato, con negozi, ristoranti e locali di vario tipo. Allora, questo è il ristorante, in realtà non questo, questo è il negozio, ma si passa da qui per il ristorante. Noi ceniamo al ristorante Area Dox Loft, che serve piatti ricercati e cucinati davvero alla perfezione. Arrivati? Arrivati. Questo è il fungo portobello. È un fungo, quello è un uovo. Il resto non so esattamente cos'è, ma sembra molto buono. Quindi io andrei direttamente. Questi sono come noi sostanzialmente, i cellulari e tutto. Tutte le collane di perle nere, perché le sono tipiche. E sono tutti super accogliti. Questo è l'unico momento in cui posso fare le riprese dei piatti con calma, perché Martina sta parlando di viaggi, quindi non sa di avere del cibo davanti. Io niente, perché le ragazze non mangiano il dolce se no ingrasso. Perché sono l'unica che ha preso un antipasto tutto per sé, questa è la verità. Sì, non è vero, ce l'ho anch'io il dolce. Il nostro ultimo giorno a Brescia comincia con una visita alla Pinacoteca Tosio Martinengo, che nelle sue coloratissime sale ospita opere che vanno dall'epoca tardo-gotica a metà 800. Qui si possono ammirare le opere di grandi nomi della pittura, come Raffaello e Lorenzo Lotto. Ovviamente c'è una grande attenzione anche ai maestri bresciani, tra cui Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, e Alessandro Moretto. Dopo la Pinacoteca torniamo verso il centro per andare in biblioteca. E voi ci chiederete, ma scusate, devo andare fino a Brescia per andare a vedere una biblioteca comunale per fare cosa esattamente? Cosa c'è di interessante? Cioè... Diciamo che forse non tutte le biblioteche comunali sono come questa. Seguiamo Martina. Mm.
La biblioteca Quiriniana venne istituita nel 1747 dal cardinale Angelo Maria Querini, che allora era il vescovo di Brescia. Queste stanze, colme di fascino storico oltre che di libri antichi, sono oggi adibite a sale lettura, quindi normalmente sono accessibili a tutti durante gli orari di apertura della biblioteca. E dopo aver passato una mattinata a riempirci gli occhi di tanta bellezza, è ora di riempirci anche lo stomaco. A pranzo siamo al Mon Petit Bistrot, che fa pranzi leggeri veloci, e io ho preso questa tipo torta di riso. Marcello ha fatto cadere tutto. Scusate. Proviamo. Io ho preso una lasagnetta, che è il primo piatto vegetariano che provo qui a Brescia, perché dai, ricordiamoci che ogni tanto dovrei mangiare vegetariano. Buon appetito. E con questo pranzo si conclude il nostro più o meno weekend a Brescia. È durato un po' di più, ma meglio così. Sì, e sappiamo anche che ci siamo persi qualcosa, o perché era chiusa o perché non abbiamo fatto il tempo a inserirla, quindi ci appelliamo a voi ragazzi, lasciateci un commento per arricchire questo itinerario. Esatto. Nel frattempo ringraziamo Crash Travel per il supporto per la realizzazione di questa guida. Sì. E ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could.